Prima di passare la parola ai sindaci, che sono le persone ovviamente, scusate, ai sindaci, noi abbiamo fatto una richiesta ufficiale come associazioni, Associazione Culturale Orizzonte, Associazione per l'Autogestione, il WWF, Italia Nostra, Giù le mani dalla campagnetta e via di seguito, per affrontare la questione della strada. Ci siamo già mossi perché abbiamo mandato una lettera al Parco Sud e anche alla Regione, oltre ai due comuni, per richiedere la riapertura dei termini della discussione. Perché? Perché quella strada è stata il frutto dell'accoglimento di una osservazione di un privato. Che cosa ci preoccupa di questo? Ci preoccupa che la strada attraversa una fascia di territorio molto interessante dal punto di vista ambientale e storico, e anche perché questa strada è incardinata all'incrocio da via Civesio, l'altro incrocio che è sulla via Emilia, ed è una strada quindi di grande percorrenza, non di collegamento. Detto questo, come premessa, mi scuso per la intemperanza di prima, ma siccome poi siamo noi a fare le richieste, vorremmo anche che si concordasse le modalità della gestione. Quindi ci sono, io ringrazio tutti voi, ringrazio i sindaci e do la parola. Ringrazio tutti voi, ringrazio i sindaci Marco Segala e Andrea Checchi, vi invito a venire qui e a intervenire nel merito. Marco Segala e Andrea Checchi, ringrazio anche tutti voi, i cittadini, i consiglieri, il Presidente del Consiglio Comunale di San Giuliano che ho visto, Andrea Checchi e Marco Segala, potete servirvi questo strumento. No, non ma ci sono tutti nervosi, sono dei problemi, secondo me. Se vuoi mi faccio io la domanda. Le vostre posizioni sul progetto, delle due amministrazioni. Anch'io vorrei capire dove vorreste che passasse questa strada, perché sembra che entri nella zona industriale, certo. Ma lì ci sono i capannoni, e cosa fate? Battete un capannone? Allora, facciamo una piccola premessa storica che ai proponenti è forse scappata o non eravamo, diciamo, allineati. Questa strada è una strada che è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di San Giuliano fin dal PRG del 1990. Nel 1990 voleva essere utilizzato il sottopasso Borsellino, che è adiacente. Io non sono capace a parlare col megafono, se vuole parlare lei. Avvicinatevi un po'. Nel 1990, dicevo, la strada era stata prevista come un taglio netto delle aree agricole che arrivavano di fronte a sottopasso Borsellino, quindi siamo davanti alla Fermi, per collegare Borgo Lombardo a Civesio da via Giotto. Questo fino al PGT del 2009. PGT del 2009 che ha previsto, nell'ambito di trasformazione delle darsene, il collegamento esattamente attuale previsto è inserito nell'approvazione del PGT del 2021, con un'unica differenza: il nostro PGT ha eliminato 48.000 metri cubi di edifici che sarebbero sorti laddove oggi qualcuno dice che arriverebbe la strada. Questo non è vero, la strada costeggerà, non attraverserà la Vettabbia, collegherà il sottopasso Borsellino con via Como, tra l'altro una strada appunto che era prevista con un ambito di trasformazione. L'ultimo tratto di questa strada sarà uno standard qualitativo che potrà essere opzionato, uno standard qualitativo che sarà realizzato solo qualora il privato voglia utilizzare questi 4.500 metri quadrati di ASL, che però per scelta politica di questa amministrazione non potranno essere realizzati nelle aree agricole in fregio alla Vettabbia. Quindi questo dibattito, che comunque fa bene, nel quale non andiamo di certo a sottrarci, fa un po' sorridere, perché oggi coloro che hanno partecipato a queste iniziative
sono in larga parte coloro che nel 2009 non solo hanno previsto questa strada, ma oltre alla strada hanno inserito anche 48.000 metri cubi di cemento in fregio alla Vettabbia e nelle zone agricole, e sicuramente si arrivava quasi a Viboldone o quantomeno a Molino Torretta. Questa è la realtà dei fatti. Vedo anche chi ha avuto prima di me degli incarichi in comune e ha fatto il presidente della commissione urbanistica votando il PGT, che sicuramente non può che confermare che quella strada non solo era presente, ma c'erano appunto questi 48.000 metri cubi. Abbiamo parlato anche, mi pare, nelle varie iniziative di due rotonde. Anche questa, la rotonda del Ponte Pasta, discende dal PGTU del 2007, Piano Generale Urbano del Traffico della nostra città dal 2007, prevede un innesto sulla Via Emilia, rotatoria per l'appunto, che deve collegare la zona, diciamo, centrale di San Giuliano e Borgo Lombardo con Serenella. Invece oggi Borgo Lombardo è un imbuto dal quale si può uscire solo da Via Crociate, oppure per uscire bisogna andare in Piazza Alfieri. Questa rotonda serve semplicemente per collegare queste strade. Dopodiché c'è tutto un tema che bisogna affrontare, ma noi non abbiamo, prima lei parlava di progetto, oggi non siamo in una fase progettuale. Il PGT è un documento programmatorio che disegna a un livello diciamo appunto pianificatorio quello che vuole essere la città. Il progetto di fattibilità tecnico-economica non è ancora stato fatto, quindi non si può entrare nel merito del progetto perché il progetto non c'è. È stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, è stato dato, oggi stiamo facendo i rilievi, quindi quando avremo il progetto tecnico esecutivo, stiamo facendo ancora la VAS per il PGTU, l'abbiamo completata in settimana, adottiamo in giunta il piano generale del traffico urbano, decorso il quale dopo l'adozione ci saranno 30 giorni per le osservazioni, quindi si aprirà un'altra fase, e come scritto nel rapporto ambientale della VAS di sintesi, siamo in fregio a un'area ecologica di rilevanza, diciamo, di rilevanza ambientale, e quindi essendo fuori dal Parco Agricolo Sud Milano, comunque ci sono delle prescrizioni di tipo ambientale e paesaggistico che devono essere rispettate. Dopodiché arriveranno i mezzi pesanti su questa strada? No, perché questo non sarà previsto. Il decreto delle semplificazioni dello scorso anno prevede la possibilità, stiamo aspettando i decreti attuativi, di andare a realizzare anche delle ZTL particolari, cosa che approfondiremo, ma una volta che si saprà quale sarà l'opera. Il progetto che lei ha in mano e che diciamo disegna quella che deve essere il collegamento, ai fini del bilancio comunale, quindi delle risorse che la città deve investire, arriva fino sostanzialmente a Sesto Gallo, ai campi di proprietà di Sesto Gallo, che sono già convenzionati, e l'ultimo tratto invece, ripeto, sarà opzionale qualora il privato voglia usare la volumetria che le è stata concessa ma che deve trasferire e non realizzare in fregio alla Vettabbia, e quindi in una zona di rispetto. Se riportiamo diciamo alla realtà la discussione, secondo me riusciamo a capire quali sono le posizioni. Se però si omette di dire che questa strada di collegamento non la vuole il sindaco Segala, no, ma credo che sia un'esigenza vera di collegamento della frazione di Civesio, e questa osservazione che è stata presentata, perché noi avevamo tolto, ripeto, 48.000 metri cubi, l'abbiamo accolta parzialmente, non dando la volumetria al privato lì da realizzare, concedendo però una piccola parte di volumetria che potrà essere trasferita altrove. Questo è, diciamo, l'iter che la norma, la legge 12 prevede, un fatto di osservazioni, e noi quelle le abbiamo accolte, così come tante altre sono state accolte, parzialmente accolte o non accolte. Quindi, uno, non si costruiscono più 48.000 metri cubi, lo ripeto fino alla nausea. Prima c'erano 48.000 metri cubi nell'area agricola che arrivava fino al Molino Torretta. Di questo dal 2009 al 2021 mai nessuno si è strappato le vesti. La strada era esattamente prevista ed è esattamente la stessa strada che è già stata approvata quando è stato fatto il PGT del 2009 dalla città metropolitana,
che non incide nel parco agricolo Sud Milano se non per un tratto che è già stato autorizzato perché riguarda il piano di recupero di Sesto Gallo, e l'ambito di trasformazione, quindi la volumetria che sta in fregio al campo sportivo che va su Via Di Vittorio, è stata autorizzata nel 2019 perché è prevista l'ambito C9 e C10, perché è previsto dal PGT del 2009. Quindi c'era un diritto, la proprietà l'ha esercitato, dopo il parere del parco, dopo l'adozione, è stato poi approvato anche quel piano attuativo. Quindi questa è la, diciamo, l'inquadramento generale. Se c'è la necessità di fare delle opere di mitigazione, le faremo, ma sicuramente riteniamo che questo collegamento sia importante per le frazioni di Civesio e di Sesto Ulteriano, che non avranno un traffico di attraversamento nella zona più urbana, ma costeggerà la zona industriale e collegherà Borgo con le due frazioni. Quindi questo è lo stato dell'arte degli strumenti urbanistici che sono in fase di pubblicazione, quindi poi su quello ci si confronterà. Ma ad oggi non c'è nessun progetto, e chi dice che questo progetto, non esiste un progetto perché non c'è ancora l'incarico per realizzare questo tipo di infrastruttura. Posso intervenire? No, in quanto lasciamo la parola. Io darei la parola a Andrea Checchi, sindaco di San Donato, che è coinvolto direttamente per la questione della campagnetta, perché è stato approvato anche un ordine del giorno, il consiglio due ordini del giorno. C'è un impatto anche sulla via di Vittorio di questa strada, quindi ha ragione, l'abbiamo invitato. Prego. Ma, come ha detto prima il sindaco Segala, ringrazio chi ha organizzato, però devo fare oggettivamente anch'io due premesse. La prima è che la legge 12 della Regione Lombardia, che ha citato prima il sindaco Segala, ha un gravissimo difetto, che non è un problema solo di San Donato San Giuliano, ma è di tutti i comuni di Regione Lombardia, e cioè che non si cura in maniera particolare delle zone a confine. Cioè le zone a confine sono sempre delle zone un po' lasciate alla libera iniziativa. Ci sono state le diatribe, le abbiamo studiato in quest'ultimo periodo, legate non so al tema posizionale delle discariche oppure dei poli logistici, tutti ai confini tra un comune e l'altro, no? Per cui rimane una competenza specifica del comune dove l'opera viene realizzata, ma poi dopo le ricadute sono sul comune limitrofo. L'altra cosa, siccome sono un sindaco, quindi sono un uomo delle istituzioni, è chiaro che io mi pongo rispetto a questo tipo di intervento col massimo rispetto al comune di San Giuliano. Cioè il PGT comunque è stato votato dall'Assemblea Suprema, che è il Consiglio Comunale, e quindi da questo punto di vista il mio atteggiamento nei confronti di questa strada, perché poi io mi concentro la massima attenzione sul tema della strada, lo accetto, però, e qui incominciamo a entrare nel merito della questione, però secondo me ci sono i grossi limiti di questo tipo di progetto. Ne dico due su tutti e poi entro, cerco di spiegare bene perché il Comune di San Donato si oppone a questo tipo di progetto. Uno, perché stiamo sviluppando, ormai siamo nella fase di presentazione alla città del progetto di riqualificazione e messa a disposizione della una delle più importanti aree verdi del nostro comune, che è la Campagnetta. Il parco Gustavo Hauser tra qualche settimana verrà presentato alla città, e se tutti voi conoscete quell'area lì, sono 800-900 metri di verde sviluppati per tutta lunghezza, a una larghezza di circa 50 metri nella parte più ampia, ed è un grosso polmone verde per un quartiere così importante come Via di Vittorio, ma soprattutto si sviluppa quest'area verde nel quello che viene chiamato l'ex canale navigabile, quindi quel percorso che partendo da Porta Romana, forse anche un po' più sotto, Largo Mero, attraversa Porto di Mare, scende verso il San Donato nell'ambito della Campagnetta, come dicevo prima, per poi arrivare a Viboldone e poi traguardare ancora più in là verso Lodi e poi Piacenza. Quindi la tutela e la garanzia di quell'ambito ha uno sviluppo comunque lineare, e chiaramente, come potete benissimo capire,
la costruzione di una strada interrompe questo corridoio, che tra l'altro riconosce anche Regione Lombardia, perché si parla di corridoio ecologico. Se a volte le parole hanno un senso, hanno un significato, anche dal punto di vista politico, per me è importante garantire e tutelare questi corridoi ecologici. Dall'altra, il tema del paesaggio. È chiaro che se uno va oggi nelle aree verdi, al confine appunto tra San Nat e San Giuliano, si mette dal punto di vista... Proviamo a riprendere il ragionamento. Allora, il tema del paesaggio è un tema fondamentale, e quindi lo sguardo che si ha da, avendo le spalle Milano e guardando verso Viboldone, è chiaro che una strada interrompe questo aspetto. Quindi ho parlato di corridoi ecologici, ho parlato di paesaggi. Parlo però nel merito, perché il Comune di San Donato, come attestava prima il sindaco, avevamo proposto in sede di adozione la realizzazione, eravamo pienamente d'accordo sulla realizzazione di una pista ciclopedonale che quindi aiutava questo percorso che attraversa l'intera Campagnetta e poi arrivava giustamente sviluppandosi, andando verso destra verso Civesio e andando verso sinistra verso Sesto Gallo. Addirittura, e questa nostra osservazione era stata accolta in sede di adozione, poi come diceva il sindaco Segala prima, tra la fase dell'adozione del luglio dell'anno scorso e gennaio di quest'anno dell'approvazione è stata fatta un'osservazione che è stata accolta dal Consiglio Comunale. Quindi noi eravamo pienamente favorevoli allo sviluppo di un percorso ciclopedonale che tutelasse anche l'ambiente, il tema del corridoio ecologici e il paesaggio. In più avevamo fatto un passaggio non formalizzato, ma spesso questo accade nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, cioè in diversi incontri con il sindaco Segala avevamo detto che se il problema, perché lì esiste un problema oggettivo, quindi non nascondiamoci perché sennò siamo persone poco serie, c'è un problema oggettivo che Sesto Gallo, una volta che dovesse partire il piano di recupero, non sa da che parte uscire. Allora avevo detto al sindaco Segala, non capito, può passare il sottopassaggio, ma avevo detto al sindaco Segala che se doveva essere necessario un'uscita avrei autorizzato solo gli abitanti di Sesto Gallo, quindi con una sorta di passaggio tipo, adesso faccio un esempio, telepass, non so come dire, gli abitanti di Sesto Gallo potevano entrare e uscire da Via di Vittorio, quindi stiamo parlando di 40-50 auto, ok? Questa disponibilità io l'avevo messo sul tavolo, lui aveva detto potrebbe essere una soluzione interessante, ribadisco, stavamo ragionando circa un anno e mezzo fa, quindi non è una roba recentissima, e da questo punto di vista rinnovo anche pubblicamente ancora questa disponibilità se questo permette di non realizzare quella strada lì. Oggettivamente noi in questo momento qua stiamo studiando con i nostri legali come e in che maniera poter fare in modo che San Giuliano cambi idea, la dico in questa maniera, nella maniera più lineare, più corretta possibile, e poi vedremo un attimino nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati. Noi siamo a questo livello qua. Grazie Marco. C'è Enrico Corriendo comitato di Civesio, ha diritto ai cittadini di Civesio. Scusa, non facciamo discussione. Sono 15 anni che noi cerchiamo di entrare in questa situazione qua con comunicazione con San Giuliano. Siamo isolati, sia Civesio Sesto e adesso una parte anche di Poasco, volendo. Perché sono 600 metri di strada e stanno facendo un casino in mezzo. Noi vogliamo solo collegarci con il centro di San Giuliano. Punto, questo voglio dire. Poi giustamente l'ambiente, mica ambiente, non c'è niente che si rovina. Grazie. Scusate, io come ho detto prima devo andare. Aspetta, diciamo, Tor è del comitato. Il comitato di prostrata. Dei giornalisti. Scusate. Sì, ma fuori dalla strada. Scusate, come ho detto prima, non è per altro, ma sono organizzato. Io adesso devo andare via perché ho un impegno per una comunione. Enrico Coviello. Dico due parole al volo. Mi chiamo Enrico Coviello, faccio parte del comitato della Campagnetta. Scusate, ma come ho detto all'inizio, devo andare per un impegno di famiglia. Allora, scusate, se mi fate parlare. Quello che avete fatto in questi parlare... anni, lasciate le cose come stanno, fate la pista ciclabile e basta! E basta! E basta! Scusate, allora. Avete fatto qualcosa di bello in questi anni.
Stia zitto lei! No, no, io parlo! Non per essere italiano! Guardate, c'è spazio per parlare tutti! Chiedo solo una cortesia perché devo andare via. Vabbè, anch'io devo andare a messa. Però questo abbiamo andato a messa. Cazzi, no! È inutile! Va bene, lascio la parola. Due minuti, allora, noi abbiamo ritenuto importante fare questi incontri perché vogliamo spiegare ai cittadini, abbiamo fatto quei documenti, se guardate in giro ci sono i documenti appesi e le immagini. Quando il sindaco di Segara dice che questa strada non riguarda San Donato e Via di Vittorio, lì c'è la foto che fa vedere dove passa quella strada, a 5 metri dalle case di Via di Vittorio e a 10 metri, a pochi metri dalla campagnetta. Quindi questa strada riguarda tutti, ma non riguarda solo, non è solo una bega locale di Civesio e di San Donato. Sì, è di San Donato, mi faccia finire, mi faccia finire. Via di Vittorio, c'è la mi faccia finire, non l'ho neanche citata, no, però dice, non è come dice il sindaco. Io non l'ho detto. Allora, va bene, non l'ha detto il sindaco, scusa, mi sbaglio, l'hanno detto altre persone di Civesio, evidentemente. Sicuramente del comitato ho sentito queste cose. Comunque, riguarda San Donato, riguarda Civesio, riguarda tutto il Sud Milano e riguarda anche la provincia, perché è un collegamento che da Chiaravalle va a Biboldone, che ha un'importanza, come ha riconosciuto provincia, regione e città metropolitana, adesso ha un'importanza ecologica fondamentale dal punto di vista paesaggistico, ambientale, storico e tutto il resto, non sto qui a menare. Allora, il signor sindaco però di Segara ci deve spiegare una cosa. Noi abbiamo fatto tutti i passaggi formali corretti, abbiamo presentato le nostre osservazioni a marzo scorso, siamo andati a un incontro, era già iniziata la pandemia, dove non c'era il sindaco, non c'era nessuno, c'era il responsabile dell'ufficio tecnico e qualche altro tecnico, hanno detto, e vedete i video su Rexando, che quella strada non si faceva. Ok? Perché nel primo progetto c'era una, in base al vecchio PGT di San Donato, l'avevano fatta che passava sul parchetto di fianco al nostro asilo nido. Guardatevi i video, il responsabile dell'ufficio tecnico Marguti, mi pare che si chiami, dice alla fine di tutto, io che lo incalzo, dice no, la strada non si farà. Qualche mese dopo la proprietà di Sesto Gallo e delle altre aree, che ha interessi economici su quell'area, presenta un'osservazione e il comune dice ma sì, la facciamo questa strada. Ok? È di questo che stiamo parlando. Allora, se il comune era convinto della bontà di questa cosa, perché non l'ha messa dall'inizio? Perché non ha consentito a tutti di fare le osservazioni, non solo a noi, ma anche al comune di San Donato? Perché il comune di San Donato, siccome ha subdorato questa cosa, ai tempi ha fatto delle osservazioni, ha detto che era contrario alla viabilità ad Anello, nero su bianco, protocollata, come giustamente diceva il sindaco, perché ha una posizione coerente da questo punto di vista. Allora, prima di tutto, la correttezza della procedura. Quindi se c'è una variazione, i cittadini e le altre amministrazioni devono avere la possibilità di dire no, hai cambiato le carte in tavola all'ultimo momento, in maniera, diciamo, ambigua, per usare un eufemismo. Adesso la riapriamo e ne discutiamo, anche con gli altri enti, col Parco Sud, con la provincia e tutto il resto. Seconda cosa, Parco Sud, noi abbiamo parlato con il Parco Sud, ci siamo fatti dare la documentazione. Il Parco Sud, e l'abbiamo scritto nella nostra osservazione al Comune, ha fatto una prescrizione. Quella strada, gli ha detto, se la volete fare, da la via Emilia, la fate arrivare a Sesto Gallo, passando all'interno e si ferma lì. Il comune di San Giuliano ha scritto nero su bianco che non accettava questa prescrizione e la strada la faceva passare in mezzo ai campi. Perché in mezzo ai campi? Se dovete fermarsi lì? Perché poi si aspettavano questa osservazione, perché nessuno ci crede che non eravate già concentrati su questa cosa. Perché altrimenti, scusate, sono mio... Sì, sono mio... Sì, ne risponderò dove vuole, guardi. Perché eravate già concentrati su questa cosa? Perché adesso la fretta con cui state correndo, da questo punto di vista, avete scritto sui giornali che avete già dato l'incarico per il sottopasso di Sesto Gallo, che avete già incaricato un'archeologa, 1500 euro, ci compra due pale e una carriola e quattro libri, un'archeologa e tutto il resto. Quindi state correndo su questa cosa, ma le altre amministrazioni che hanno fatto le osservazioni non gli date il tempo correttamente di inserirsi nel procedimento, e questa roba qui, i loro legali, io non lo so cosa stanno facendo. Io con quel poco che mastico di diritto penso che da un punto di vista sostanziale e di buon senso questa cosa qui, sia per i cittadini che siamo noi che per gli altri, vada documentata. L'ultima cosa, ci sono delle mozioni del Consiglio Comunale di San Donato, due, una a marzo, una adesso e una mi sembra che sia di luglio, in cui tutte le forze politiche, compresa quella di cui fa parte il sindaco, Forza Italia, dicono che non la vogliono questa strada per le ragioni ambientali e paesaggistiche che abbiamo detto. E qui si va avanti. Allora, non è una cosa di pochi dei locali, degli abitanti di Via di Vittorio. Noi abbiamo cercato di informare anche voi, perché noi conosciamo tanta gente di Civesio che ci ha detto ma no, lì si fa una ciclabile. No, ecco i documenti. Qui sopra, documento ufficiale approvato dal Comune di San Giuliano, questa strada grigia, allora le strade bianche sono, c'è scritto rete urbana locale, questa qui è urbana, interzonale di progetto, è una strada interzonale per la quale fanno due rotonde, non ci passano le vostre macchine, qua ci passa il traffico che dalla via Emilia va verso l'altra parte.
Sottopasso non passo il camion. Va bene, ultima cosa, e me ne vado. Cioè, ascolto qualcosa e poi me ne vado un attimo. Sesto Gallo, allora, quella zona lì è stata lasciata in degrado per anni e anni, ci sono stati almeno 3 incendi in quella zona lì. Noi come cittadini di Città di Vittorio, non più tardi di poco prima dell'inizio della pandemia, abbiamo dovuto scrivere al prefetto, perché c'erano tossicodipendenti che da Rovereto si erano spostati qui. Abbiamo chiesto un appuntamento con l'assessore alla sicurezza del comune di San Giuliano, ci ha dato un appuntamento in base alle sue esigenze, abbiamo preso dei permessi da lavoro, non si è presentato. E abbiamo chiesto un altro, perché se il problema è il degrado di Sesto Gallo, si fa una strada che arriva lì, al limite al campo sportivo di Borgo Lombardo, e si ferma lì. In più, San Giuliano, e diciamocelo chiaro, ha costruito con una delibera approvato con una delibera recente di giunta 2 palazzi in fondo a via di Vittorio, di fronte al campo Picchi, che vanno a chiudere la via di Vittorio. Sì, okay. Però se dici le cose, secondo, scusi, le sto dicendo, se dice anche in maniera corretta quello che ho detto prima io, la DT C9-C10 è vigente dal PGT allora, del 2009, quello che noi diciamo, approvato da Rifondazione Comunista. Ma a me non me ne frega niente, ma sono beghe vostre, è un atto della sono città, ma è come il Pratone, il Comune di San Donato adesso opporsi, se è previsto nei documenti, ma si parla da banco lei, allora dica la verità, questo PGT, questi palazzi, no, questi palazzi sono previsti dal PGT di Rifondazione Comunista e dal Partito Democratico, basta. Questa roba la deve dire, non possiamo dire altro. Noi nella nostra osservazione abbiamo detto, e lo dico chiaramente, proprio per rispondere a questa cosa, perché non voglio che restino cose che no, stiamo su questa cosa qui. Noi nella nostra osservazione abbiamo chiesto di recedere anche da quei palazzi, perché legalmente ce n'è ancora la possibilità. Ce n'è ancora la possibilità. E se guardate il video, quella riunione pubblica, vabbè, assemblea pubblica qua, in cui il sindaco non è venuto, il suo responsabile ufficio tecnico Barghuti diceva che la bassa è tecnica, no, e la strada diceva che è possibile recedere anche da 32, c'era il collegamento tra via Dominzoni e via di Vittorio. Chiedo scusa, vi ringrazio, questa sono molto contento che si possa fare chiarezza cittadina. Qual era l'osservazione di San Donato? Perché se lei viene qua e la racconta come vuole, i documenti non dicono quello che dice lei. Il comune di San Donato ha fatto un'osservazione ai fini della VAS, quindi prima di luglio, perché c'era nel documento di piano, pagina 32, scritto, tratteggiato in grigino, un collegamento viabilistico tra via Don Minzoni e via di Vittorio. San Donato ha detto questa roba non si deve fare e noi abbiamo accolto questa osservazione, che è l'unica che è stata fatta. Punto. E sulla strada che c'è adesso, quando può intervenire? Oh. Adesso c'è il PGTU e ci sarà la fase delle osservazioni sul PGTU. Quindi siamo in una fase ancora interlocutoria, dove si potranno fare tutti i ragionamenti del caso. No, scusa, prima di andare avanti, ovviamente, su quello che volete dire, c'è un intervento da fare, glielo faccio fare a Massimo Molteni, che era assessore all'urbanistica dal 2005 al 2009. Giustamente il sindaco ha fatto una ricostruzione, ha omesso un piccolo particolare, cioè che nel 96 l'allora maggioranza, io ero assessore per l'appunto all'urbanistica, non so se si sente meglio, si sente meglio così. Sì, sì, sì. Ecco. L'allora maggioranza, con una apposita variante, cancellò quella previsione, che era una previsione che prevedeva sia il collegamento sia una zona di espansione di San Giuliano Milanese, che venne eliminata. Quell'amministrazione pagò poi dopo i propri prezzi politici e non politici anche per questa scelta, e questo lo sappiamo tutti, ma una cosa va detta, cioè non è tanto per la medaglietta, è quanto per dire che anche sulle scelte urbanistiche importanti si può trovare lo spazio di un ripensamento, soprattutto se si è capaci di trovare delle alternative a delle previsioni che sono state inserite. Noi qui oggi abbiamo una esigenza che è stata rappresentata anche dal comitato di Civesio, che è quella del collegamento. Abbiamo un problema grosso però, perché è quello che questa strada, che è stata inserita con una variante, quindi con un'osservazione, quindi
nemmeno studiando quali saranno gli effetti che andranno a scaricarsi da una parte e dall'altra, il traffico di attraversamento che verrà generato, possa essere ricondotta a una soluzione più gestibile. Il sindaco di San Donato stamattina ha fatto un'ipotesi, credo ci sia quell'ipotesi, che ce ne siano anche altre. Lo spazio e il tempo probabilmente per affrontare questa cosa, e questo sarebbe già un bel risultato questa mattina, uscire di qua pensando che ci sia uno spazio per tornare a ragionare su quel tipo di scelta. Grazie, non è grazie Marco. Marco. Elisabetta? Allora, buongiorno, io sono, vediamo se funziona perché la mia voce non è molto potente. Funziona? Beh. Funziona o non funziona? No, funziona. Fa contatto il tastino. Vabbè, io faccio parte di un'associazione Amici di Carlotta. Centriamo, nel senso che cerchiamo di tutelare quello che è. Si cerca di tutelare quello che. Vediamo se funziona. No. Con tutte queste smorfie, non fatemi le foto. Allora, di tutelare quello che rimane dell'agricoltura e del verde che è rimasto in questa zona. Secondo noi si è già costruito troppo qua. Basta guardare un'immagine aerea di Google Earth per vedere che c'è un deserto di cemento nelle zone industriali qui intorno. Andare a impattare nuovamente, tagliare di nuovo dei campi, secondo noi è un crimine, insomma, bisognerebbe tutelare il più possibile questa cosa. Allora, io non ho apprezzato moltissimo l'inizio di questo incontro, nel senso che non mi piacerebbe che diventasse una tifoseria, chi è pro e chi è contro, ma mi piacerebbe che si valutassero veramente le conseguenze e il bene della città. Noi abbiamo apprezzato, abbiamo partecipato con altre associazioni, col WWF Italia Nostra, portando delle osservazioni al PGT. Nella variante di PGT è partita bene, con dei tavoli in cui si poteva collaborare, mi ricordo Roccabrivio, dare dei propri suggerimenti. E eravamo contenti che questa zona venisse preservata. Questo accoglimento dell'osservazione ci ha un po' spiazzati, però io credo nella buona fede dell'amministrazione, ci voglio sperare, e visto che questa strada non era prevista inizialmente, nonostante tutti i tavoli, nessuno l'ha voluta portare, neanche voi non l'avevate prevista nel piano di governo del territorio, credo che ci sia la possibilità di ripensamento. Ai cittadini io dico questa cosa, voi pensate di essere isolati dal centro, anche se direi che come viabilità siete abbastanza serviti, avete addirittura qua un ingresso della tangenziale, per cui sia arrivare a San Donato che Melegnano, eccetera, siete ben serviti. Ragionate bene che cosa vorrà dire creare una scorciatoia per arrivare alla tangenziale, ai centri commerciali. Le persone di San Giuliano non faranno più la strada da Viboldone, la Milano Locate, per prendere la tangenziale, non faranno più quella strada per andare all'IKEA o prendersi un cappuccino alla Bindi, passeranno tutte qui da voi. Adesso voi avete questa bella protezione, no? È vero, non passano da Cileggio, passano da Via Como. Sì, Via Como, Via Como, però Via Como non è che sia così. Vanno via Liberazione, lo so, via Liberazione, ma... Quale altre bugie deve dire? Ma che bugia ha detto? No, non ho detto una bugia. Passerà lì dietro il traffico, oltre gli alberi. Vabbè, niente, se voi siete convinti che questa cosa vi agevolerà tanto, però no, io so, perché ho parlato con altre persone di Civesio, che il fronte non è così compatto, ci sono persone che hanno scelto di abitare in questo posto anche per la tranquillità e il silenzio. Elisabetta, chiudi perché ce ne sono molti che devono parlare, dai. Sì, io faccio parte di un'associazione che difende il territorio, non è che... Elisabetta, cittadini, adesso passo la parola a un cittadino, vediamo se siamo tutti... Però vedi...
sentite, lei fa una tifoseria, invece bisogna cercare di ragionare sulle cose. Ma poi lei ha già parlato, lasci finire, se vuole si prenota, fa già pronte. Per parlare in mezzo alla vendita parlando la signora. Anche perché con sì, sì, vi lascio la parola, però cercate di non entrare nell'ottica della tifoseria, ma di vedere veramente quello, la strada finché non c'è, non c'è. Quando ci sarà, anche se non la potrete cancellare più. Per cui ragionate bene, per il vostro, pensate al futuro vostro e dei vostri figli. Grazie Elisabetta, presentati prima. Però sentati, buongiorno signor sindaco, innanzitutto grazie di essere qua. Io non sono nessuna associazione, quindi parlo da libero cittadino e parlo per me stesso, quindi tutto qua. Sono una persona che abita a Civesio e giustamente credo che vuole sapere, dovrebbe essere il vostro scopo, alcune informazioni che vanno chiarite. Quindi grazie al DPCM, a tutto quello che raccontate, eccetera, però io sarei un po' più pratico, anche perché è normale, penso che voglia questo. Detto ciò, io le chiedo se effettivamente è stato fatto uno studio per capire se questa strada serve, perché abito qua da 25 anni, quindi penso di poter un po' parlare per Civesio. Mi sono sempre mosso, non sono mai morto, anche a piedi, anzi mi spiace che vi informo che a domenica non c'è la 140, quindi tante volte qualcuno se la fa, quindi forse quello è peggio. Detto ciò, un'altra strada, in un periodo in cui si parla di green economy in generale nel mondo, asfaltare sempre meno, aumentare più gli alberi, qualcosa forse messa nel 90, 30 anni fa, che permette diciamo, dell'asfalto in più, non so quanto sia attuale, quindi mi piacerebbe sapere se qualcuno ha pensato a questa cosa, primo. Anche perché, guardi, hanno fatto adesso l'IKEA e l'Obi, hanno fatto le spianate di cemento e hanno messo un albero, spero che non venga una spianata qua col Famila senza un albero, detto ciò, quindi mettiamo un po' meno cemento e un po' più alberi. Detto questo, bisogna capire, secondo me, se serve questa strada, il traffico che porta, perché qua nessuno ha la palla di cristallo, se poi inizia la gente inizia a capire che si può fare meno strada, sfido chiunque a non fare meno strada. In realtà ho visto altre situazioni qui vicino in cui strade più piccole hanno deviato molto il traffico. Questa è una paura che hanno tutti, penso, perché qua la tranquillità è il primo posto. Detto ciò, un'altra cosa. Io giro un po' in zona. La Cascina Gallo in realtà è un posto un po' che non serve a nulla. Sa, è brutto pensare male, però glielo devo dire da cittadino. Se iniziamo a fare una strada, tante volte ho visto in questi anni in zona che è l'inizio di iniziamo a cambiare i destini d'uso, iniziamo a fare guarda caso sono proprietario terriero, cambio destinazione, magari ci costruisco qualche cosa ed è un attimo che si creano delle case. Allora, se la pista ciclabile è solo per muovere le biciclette, sono contento. Se mettiamo degli alberi, sono contento. Se è ciclabile, mettiamo delle macchine in più, a cosa serve? Se diventano macchine in più e cambiamento d'uso dei terreni eventuali e poi costruire in più, non sono contento. Quindi, se lei ha una posizione e il suo vicino di casa, l'altro sindaco, ne ha un'altra, forse secondo me bisogna valutare la situazione in un modo un po' più corretto. Detto ciò, non mi sento dire null'altro, se non per favore un po' più di verde che appunto lo ringrazierei. Detto questo, provo a parlare senza megafono. Diventa difficile poi ricordare tutta la cosa. No, io lo faccio domani. Io sono Stefano e sono dell'Associazione Culturale per l'Autogestione, dell'autogestione di San Giuliano, siamo nel territorio da più di 30 anni. E siamo qua perché chiaramente siamo contro questa strada e contro ogni tipo di cementificazione a prescindere che venga fatta a San Giuliano o a San Donato. Il sindaco di San Giuliano con le costruzioni in fondo a Via di Vittorio e San Donato con il Pratone si vantano, si giustificano del fatto che hanno diminuito le cubature rispetto ai PGT precedenti e questo nessuno lo nega. Però forse non si sono accorti che tutto il pianeta ormai, studiosi, scienziati, la maggioranza dei politici si è accorta che forse il pianeta ce lo stiamo giocando, che siamo in una situazione di emergenza, quindi non basta diminuire le cubature, bensì bisogna fare in modo, e non può farlo chiaramente solo un comune, di cambiare tutti i PGT, in evidenza è che il pianeta è a rischio, quindi non bisogna più consumare suolo e non bisogna cercare anzi di recuperare le aree cementificate e non utilizzate, perché se un sindaco trova un rubinetto, un tubo che perde veleno in un fiume, non basta chiuderlo a metà questo rubinetto perché continuerà a inquinare, bisogna chiuderlo tutto e bonificarlo il fiume, quindi
in vista, alla luce di quello che è, ormai chiunque accende la televisione vede che c'è un'emergenza nel pianeta, anche le pubblicità ce lo dico, ma 2 minuti. Quindi la richiesta è quella di fare il PGT, questa cosa qua non la farà sicuramente la delega, ok? Dobbiamo, ogni cittadino, ogni associazione, il comitato si deve mettere insieme, vigilare nel territorio, partecipare direttamente alla gestione del territorio, perché se lo facciamo fare a qualcun altro il risultato è questo. E quindi dobbiamo essere impegnati a denunciare ogni piccolo cosa, stare attenti, se no questa strada ce la trovavamo e non ce ne accorgevamo neanche, come è successo, non c'era ancora il signor sindaco, anni fa con il bosco dell'ex maneggio, da una mattina alla sera è sparito un bosco centenario. Quindi l'ultima cosa, sembra che ho parlato meno degli altri, l'ultima cosa, è una riflessione da fare, me ne vado, intanto vado via, ai cittadini di Civesio, che cui non voglio né scontrarmi né mettermi a fare discussioni perché sarebbe una guerra tra poveri, diciamo così, è il fatto di ragionare, perché per un benessere, un vantaggio vostro di arrivare 5 minuti prima a casa, state levando 5 anni di vita a vostro figlio e a vostro nipote, che non potrà più avere quella radio verde, si respirerà lo smog e non potrà più tornare indietro, perché l'ecosistema distrutto non lo recuperi più. Grazie. Bisogna ricreare. Buongiorno a tutti, sono Massimiliano, abito qua a Civesio e arrivo da San Donato e insomma conosco un po' la storia del Pratone. Conosco anche la storia del Pratone perché anni fa avevo fatto parte di uno dei gruppi di studio dove praticamente da una parte si cercava di salvare il Pratone, dall'altra parte c'erano le persone che chiedevano le case per i propri figli perché dicevano che dovevano andare ad abitare fuori da San Donato. Per cui fatta questa premessa qua, che sempre per dire che le cose bisogna sempre guardare due punti di vista diversi. Per quanto riguarda questa strada, stiamo parlando di una strada, non stiamo parlando di un'autostrada, stiamo parlando di una strada di collegamento fra Borgo, che passa per la zona industriale di Civesio, quindi non entra in Civesio, è una strada dove all'ingresso c'è un sottopassaggio di una certa dimensione che non permette al traffico pesante di passare. Stiamo parlando del fatto che chi arriverà da Melegnano per andare tangenziale continuerà a uscire fuori a terza stazione per dopo barra la ruota per farsi via Po e andare a continuare a far traffico su via Po, mentre chi sarà di San Giuliano avrà la facoltà di evitare, quindi alleggerire il traffico, alleggerire il CO2 che ci sarà su via Po e passare direttamente di qua. La gente che arriva da San Donato non ha interesse a passare per quella strada là, perché per entrare in tangenziale ha già le altre entrate, per cui andiamo ad agevolare quelli di San Giuliano, quindi San Giuliano su San Giuliano, il collegamento tra Civesio e San Giuliano, quindi Borgo, col fatto, ripeto, di andare ad alleggerire il traffico che si forma su via Po, perché giustamente io capisco che chi abita di là magari non sa cosa succede qua su via Po la mattina e il pomeriggio. Per cui questa strada qua ha anche questa come funzione. Ripeto, non stiamo parlando di una strada a 6 corsie, stiamo parlando di una strada che serve anche a Civesio per collegarsi con quella che oggi è una frazione, per farla diventare un quartiere di San Giuliano. Grazie. Io volevo dire semplicemente una cosa. Presente, signora. Mirella Zamboni, abito a Civesio da 50 anni, quindi conosco benissimo la realtà di Civesio. Quello che volevo dire, e mi appoggio a quello che hai detto tu prima, io 50 anni che abito qui mi sono sempre mossa. Benissimo l'autostrada che è arrivata qui, benissimo il sottopassaggio, che però doveva servire per gli abitanti di Civesio, che sono isolati in un certo senso, a collegarci a San Giuliano. Tutto quello che è stato fatto in realtà non ci collega, perché alla mattina io abito in via Taglia Bue, non posso uscire da casa mia, dal mio box, perché ho tutto il traffico che arriva da San Giuliano eccetera e scende per andare oltre altre parti. E idem alle 5, se io ho bisogno di andare in farmacia e non mi venite a dire che c'è Civesio perché io sono libera di servirmi in un'altra farmacia, è impossibile alle 5 andare in farmacia perché c'è pieno di traffico anche del sottopassaggio che era stato fatto per essere riservato agli abitanti di Civesio. Allora, come tante situazioni, come tanti piccoli comuni, mi viene in mente Vizzolo Predabissi con, non mi ricordo come si chiama la strada che hanno chiuso, è necessario secondo me intanto chiudere la circolazione alle persone che non sono di Civesio, almeno sul sottopasso, in modo che sia garantita la possibilità di andare di là. Perché io sono isolata solo da un certo orario in poi e al mattino. Se voi mi garantite
pensate, e nessuno può fare al momento, che questa strada mi toglie veramente tutto il traffico della via Po, ma io lo voglio nero su bianco, perché anche del sottopasso era stato fatto per quella, per quell'intenzione. Alla fine ci vanno cani e porci ed è impossibile collegarsi a San Giuliano in certe ore. Allora uno può anche dire ok, se viene fatta solo per riversare altro traffico qui, io sono contenta di essere isolata. Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Ornella, abito qui da 15 anni ma vivo a San Giuliano da 60 anni e più. Sono favorevole al fatto di dover mettere in collegamento le varie frazioni, perché in San Giuliano il problema è sempre stato quello di tenerle isolate. Io ho abitato per tanti anni a Borgo Lombardo. Praticamente io sono favorevole a questa strada, ma vorrei porre l'accento su una questione. Se questa strada deve aprire ad altro traffico, perché non pensiamo alla via Marignano che arriva da Biboldone e che tutti i giorni porta un carico immane, non solo di auto ma anche di mezzi pesanti, nonostante ci sia il divieto? Quindi volevo solo fare questa precisazione. Noi abbiamo un bene inestimabile, quello di poter avere questa via che da Biboldone ci porta a Civegio, e sarebbe auspicabile trasformarla in una pista ciclabile e pedonale, perché durante la settimana, ma anche il sabato e la domenica soprattutto, le famiglie passano in bicicletta, a piedi. Io mi affaccio proprio sulla via Marignano e sarebbe davvero un regalo per la frazione di Civegio. Grazie. Buongiorno, Lorenzo Iasparro, abitante di Via De Vittorio, qui di San Donato. Allora, dunque, io sono uno di quei fortunati, diciamo, attualmente ancora fortunati, del gruppo delle villette proprio al confine con la parco della Retabbia. Dunque, noi abbiamo fatto delle considerazioni, io ho ascoltato tutti, effettivamente sono tutte cose valide, questioni valide, ognuno giustamente la pensa a suo modo. Io dico la mia, è vero, io so bene che c'è un traffico pazzesco, tutto a San Giuliano come ci abbiamo a San Donato, dappertutto. Alzo la voce, ok. Il punto è che fare una strada in più, se poi sarà fatta al confine con le nostre villette, no? Lasciamo stare il problema personale, però comunque a cosa serve fare una strada in più? A aumentare più traffico ancora, perché ne togli 10 macchine via Po e le aggiungi al confine con Via di Vittorio, che già ha diversi problemi. Altro punto, discorso San Donato, il fatto di dare eventualmente la servitù a queste due palazzine che verranno teoricamente costruite, no? Sempre che sia da svilupparlo come è. Anche lì, giustamente, il sindaco Checchi diceva: io ti do la possibilità di avere un traffico aggiuntivo di 50 macchine su Via di Vittorio. Noi sappiamo bene com'è il traffico in via di Vittorio, che sono 7.000 anni, per evitare la strada, perfetto. Ci può stare, può essere un'idea interessante, anche questa secondo me. Comunque va tutto considerato, io dico soltanto ai signori qua, che abitano qua, soprattutto io stamattina correvo qua in giro, sono andato a vedere Compimenti, perché è una favola qua dietro il posto, la tranquillità che c'è, soprattutto il gruppo delle case che si avvicinano sul parco, ovviamente. Domanda. Se questa strada, a posto che farla, diciamo, all'altezza di Via di Vittorio, fosse fatta qua, al confine delle vostre case, le vostre villette, sareste contenti? Basta, chiudo qua. Grazie, grazie, grazie. Ovviamente non pensavamo di risolvere stamattina, io credo che c'è disponibilità, possiamo riconfrontarci a livello anche di base. Lascerei la parola per un'ultima risposta magari ai due sindaci, se hanno qualcosa da dire. Io direi che è iniziato un percorso di confronto, non siamo qui per dire sì e no, dobbiamo trovare una soluzione, perché capiamo che c'è un problema e c'è anche un problema ambientale, vediamo di trovare questa soluzione che trovi tutti d'accordo. Sicuramente sino a un certo punto l'accordo c'è, cioè che quella strada fiancheggi la Cascina Sesto Gallo e poi arrivi al campo sportivo di Borgo Lombardo.
su quelli siamo tutti d'accordo, sul dopo no, quindi quello può essere un inizio. Prego. Se posso mi rallaccio all'ultima parola di Paolo. La strada che passa dal Parco Agricolo Sud Milano è quel tratto piccolissimo che va dal sottopasso Borsellino fino, diciamo, all'angolo dell'attuale Cascina. Quello è Parco Agricolo Sud Milano. Lì c'era una prescrizione del parco dove si dice di far arrivare le auto non da nord e non da sud, cioè voleva dire di collegare Cascina Sestogallo a, tu sei presidente anche, quindi lo sai bene, da Via di Vittorio a Via Borsellino. La Cascina Sestogallo storicamente ha già una servitù sulla strada sterrata che oggi esiste, perché addirittura c'era ancora il consorzio, perché lì c'era la Roggia Sestogallo che costeggia e confine con, che è stata in parte tombinata per consentire agli abitanti di Sestogallo, che fino a 40-50 anni fa, io ne ho solo 33 quindi non posso portare la testimonianza diretta, però utilizzavano quella strada. Quindi non è una concessione eventuale che San Donato può fare alla Cascina Sestogallo, la proprietà di Sestogallo ha già questa servitù che arriva da anni. Il fatto di catramare una strada nulla sposta rispetto alla servitù. Il problema che abbiamo affrontato con San Donato riguarda gli altri ambiti di trasformazione, cioè una parte convenzionata a confine con Via di Vittorio su cui si devono realizzare delle volumetrie, sì, che C9 C10. Quel collegamento, se voi guardate l'approvazione di quel piano attuativo che è fuori dal parco, prevede il ricongiungimento della strada autorizzata dal Parco Agricolo Sud Milano con l'ambito C9. Quello che chiede l'amministrazione di San Donato, cioè di consentire a Sestogallo solo di collegarsi a Via di Vittorio, non può essere consentito, perché quella è una strada di urbanizzazione, cioè uno scomputo di oneri di urbanizzazione, quindi è un bene della città. E non è possibile vincolare la ZTL a un intervento come se fosse una strada privata con un telepass. Bisognerebbe fare una ZTL con degli orari canonici, ma che valga per Sestogallo, per ADT C9, C10 e che colleghi San Donato a San Giuliano. Questa cosa è sempre stato detto che non è volontà di aprire un collegamento carrabile tra San Giuliano e San Donato. No. E oggi apprendiamo che c'è la disponibilità invece a realizzare un collegamento tra San Donato e San Giuliano con una sorta di telepass, che vuol dire una ZTL per delle fasce orarie e delle altre fasce orarie però sarà libero accesso, cioè come prevede il codice della strada. Se c'è questa disponibilità se ne può parlare, ma non possiamo però dire, e giustamente avendo dato dei diritti edificatori in passato, e non li ha dati la giunta di Marco Segala, ma sono del passato, gli operatori hanno chiesto un convenzionamento che è dovuto per legge, perché altrimenti ci sarebbe il commissario ad acta, cioè un potere sostitutivo dell'organo preposto al rilascio del piano attuativo, che viene nominato da Regione Lombardia in caso di inottemperanza da parte dell'ente, cioè è un obbligo, se uno presenta un piano conforme c'è l'obbligo di istruirlo e convenzionarlo. Su questo non c'è, diciamo, bisogna, quindi chi diceva prima lei che abbiamo dato, non abbiamo dato nulla. Rispetto agli analisi, mi pare che lei dicesse, del flusso di traffico, oggi siamo in adozione al piano generale del traffico urbano, PGTU, che ha concluso la prima fase di valutazione ambientale strategica che ingloba questa strada. Adesso martedì adotteremo in giunta questo PGTU, scatteranno 30 giorni di deposito, 30 giorni per l'osservazione e per il mese di settembre verosimilmente si potrà andare in consiglio comunale, si può approvare il piano. Lì all'interno ci sono tutti gli studi di traffico, abbiamo inserito una rotatoria qui all'intersezione perché un problema è anche lo stazionamento delle auto al posto dell'impianto semaforico, si farà una rotatoria e una rotatoria sulla Via Emilia. Quindi se la volontà è di trovare una alternativa, tra l'altro il PTCP, cioè il piano, il nostro PGT a livello provinciale ha già valutato questa strada, perché ripeto esiste fin dal 2009, quindi, e non è in contrasto col PTCP ed è fuori
da vincoli paesaggistici precisi. C'è un documento del PTCP che dice cosa fare quando si vanno a realizzare delle infrastrutture attigue a delle zone di interesse paesaggistico, e noi a quello ci dovremo rifare. Non è la prima strada che viene fatta, e se andiamo a vedere, se vogliamo anche risolvere un problema che nessuno, diciamo, è stato toccato, la nostra amministrazione l'ha tolto le volumetrie. Quindi se uno vuole aumentare le volumetrie dovrà rifare una variante di piano e dare delle volumetrie. La nostra amministrazione le ha azzerate, quindi non ce n'è di nuove volumetrie. C'erano con la strada. Abbiamo mantenuto, su un'osservazione di un privato a cui sono stati tolti 3/4 di volumetria, e abbiamo riconosciuto 1/4 di volumetria a seguito della sua osservazione, perché la proposta in fase di adozione era l'azzeramento. Questo è l'iter amministrativo. Ora vogliamo discutere di come fare questa strada, se dobbiamo fare la tettoia per evitare che il cannocchiale, perché tutto questo è il tema che si pone, perché se oggi finiamo qua e andiamo a piedi a vedere dove passa la strada, vedete in che condizioni è questo bellissimo quadrante verde di alto pregio. Troveremo rifiuti, troveremo spaccio, se andiamo... No, non è così, perché non è nostro, c'è una proprietà privata. Che va. E poi c'è Sesto Gallo, che è completamente fuori da ogni collegamento. È un altro problema che la città di San Giuliano vive. Come no? Quante volte siamo andati con i carabinieri e con la polizia locale a fare i sopralluoghi per bonificare? È una proprietà privata, lì ha convenzionato, è vincolata, ci sono le belle arti, c'è il parco agricolo su Milano, e bisogna collegare Sesto Gallo, altrimenti voi a San Donato avrete il problema dei rifiuti, dello spaccio, noi abbiamo il problema dello spaccio. Quindi bisogna trovare una soluzione che coniughi la fuoriuscita dell'isolamento da Sesto Gallo, la possibilità che quelle aree vengano recuperate e preservare l'ambiente. Se la strada si farà, avrà tutte le mitigazioni necessarie dal punto di vista ambientale. Se vogliamo ragionare in questi termini, il confronto c'è sempre stato e continuerà ad esserci. Se c'è la volontà di San Donato di collegare San Giuliano a San Donato con una ZTL, parliamone, noi non siamo contrari. Borgo Lombardo ha già la sua ZTL autorizzata dal Ministero, quindi nulla vieta che se a Civeso si possa replicare, e quindi ragioniamo anche di questo, però se la inquadriamo in questi termini noi siamo disponibili al confronto con il sindaco Andrea, che è, diciamo, anche una persona che stimo, anche se siamo di parti opposte, abbiamo sempre trovato un'interlocuzione, che però io chiedo a questo tavolo di estendere a tutti gli interventi a confine. Abbiamo il policlinico che fa degli interventi su San Donato, lì togliamo, facciamo un parco. Ecco, lì togliamo tantissimo bel verde per fare dei posti auto. Parliamo anche di questo, abbiamo il confine del Parco Nord, che è una discarica dove c'è lo scolmatore, parliamo anche di questo, perché il confine non è che vale solo in modo unilaterale. Se parliamo dei confini ci facciamo una bella riunione, parliamo di tutti i confini, e visto che il comune di San Donato è anche particolarmente ricco, magari ci riqualifica una parte di confini. Grazie Marco. Andrea? Le periferie sono abbandonate completamente.